Si è svolta a Palazzo Lascaris la presentazione del concorso per le scuole e della campagna di comunicazione Fate il nostro gioco. Lo scopo è far comprendere, attraverso lo studio del calcolo delle probabilità, che il gioco d'azzardo è soltanto un modo per perdere. Soldi prima di tutto, ma anche lavoro, affetti, dignità. La campagna, giunta alla terza edizione, è promossa in collaborazione con l'Osservatorio Usura del Consiglio regionale, che bandisce un concorso per gli studenti. Questa è la terza edizione del concorso dedicato alle scuole sulla cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro. È un'iniziativa in cui come Consiglio crediamo, è un'iniziativa che appunto si rinnova, che vede una partecipazione convinta degli studenti, che ci auguriamo anche in questa occasione possa essere crescente. È un'occasione per coinvolgere dei ragazzi su attività importanti, dando anche l'opportunità di avere un premio che è significativo, perché è poi comunque un viaggio in una località simbolo nei presidi della legalità. Quello che in cui confidiamo è che ci possa essere appunto un riscontro adeguato e che la qualità degli elaborati, tanto video che scritti, sia in linea con le aspettative e con le capacità che noi riconosciamo che gli studenti sicuramente possano avere, soprattutto confidando che ci sia e si consolidi questa sensibilità al rispetto e alla tutela della legalità in ogni sua forma. Fate il nostro gioco. Che cos'è questo progetto? Ma l'obiettivo del progetto è quello di mettere insieme quello che è la divulgazione scientifica da un punto di vista della matematica, del calcolo probabilità di Taxi 1729, con lo sguardo dei servizi per le dipendenze. Quindi l'obiettivo è quello di dare due, tre informazioni semplici ma fondamentali ai ragazzi, in modo da avvicinarli ai servizi per la cura sul gioco d'azzardo e rendere più fruibile il loro accesso. Che cosa c'entra la matematica, il calcolo delle probabilità con il gioco d'azzardo? Beh, innanzitutto il gioco d'azzardo è matematica, nasce a causa dei matematici e quindi noi vogliamo parlare di matematica e di gioco d'azzardo creando cultura di entrambe le cose. Il problema è che il calcolo delle probabilità che sta dietro al gioco d'azzardo è una materia molto controintuitiva che non viene insegnata a scuola di solito, e allora noi cerchiamo di farlo ma in modo divertente, giocando, simulando le giocate. E lo facciamo insieme alle ASL regionali, facendo vedere come funziona il gioco d'azzardo legale, lecito, sociale, e quali invece sono i rischi del gioco d'azzardo patologico, ma di questo ovviamente se ne occupano gli operatori dell'ASL, che sono molto più bravi di noi in questo.